Salve ragazze, buongiorno. Oggi in questo vlog voglio dedicarvi un po' alla bellezza, direte voi adesso, così in questo stato. Ecco, no, adesso sono in questo stato perché comunque dopo voglio fare e stiamo facendo svariate cose, insomma, per migliorarci un pochino. Non mi sono truccata perché dopo andrò a fare svariate cose sul viso. Prima cosa che adesso vi mostro è mia sorella ha acquistato un prodotto nuovo, un prodotto che è da poco uscito in Italia, che sarebbe in pratica un prodotto che schiarisce i capelli senza nessun tipo di decolorazione. Adesso in bagno e ve lo faccio vedere. So che voi amate tanto queste cose, quindi questo di oggi non sarà diciamo un vlog di uscite, di shopping, ma un vlog per farvi vedere un pochino queste cose. Scusate un po' il casino, ma abbiamo appena finito di farlo, però voglio farvelo vedere. Scusate il casino, l'asciugamano di quelle lì che sono solo per le tinture, queste cose. Allora, il prodotto che vi faccio vedere oggi è questo. Diciamo che è, ciao ragazze, diciamo che è l'unico che ho trovato per quanto riguarda, che abbiamo trovato. E cercando su vari siti online abbiamo trovato soltanto questo. È composto praticamente da tre pezzi. Allora, questo che sarebbe, diciamo, come se fosse l'ossigeno, va, ve lo dico così per farvi capire in maniera più chiara. Questo che sarebbe il B, poi c'è questo prodotto A e questo prodotto C. Allora, il prodotto A va miscelato insieme al prodotto B e va applicato sulle lunghezze e può stare tranquillamente fino ad un'ora. Mia sorella ha fatto, diciamo come me, fino ad adesso soltanto tinture nere, però il suo colore sotto, diciamo che era un castano, cioè aveva dei residui di Shatush. In pratica, si mette questo e si fa stare sulle lunghezze 60 minuti per poi passare alle radici dai 5 ai 10 minuti, insomma, fino al risultato che vogliamo ottenere. Mentre l'ultimo prodotto, questo prodotto qui invece, va utilizzato tipo come shampoo e va fatto. Allora, va presa una parte e si fa la prima passata di shampoo per 5 minuti e poi va fatta la seconda passata di shampoo utilizzando sempre questo per 5 minuti e poi possiamo procedere anche con il nostro shampoo e balsamo normale. Allora, sciacquo un attimo le mani perché mi sono di nuovo sporcate. Che cosa voglio dirvi? Allora, mia sorella l'ha, insomma, io l'ho già applicato e ce l'ho su tipo da 10 minuti e le lunghezze sono già iniziate a schiarire tantissimo, perché questo comunque non ha proprio nulla a che vedere con la decolorazione. Alla fine è un prodotto assolutamente liquido. Avete presente l'ossigeno delle tinture bianco, liquido così? È la stessa identica, sia consistenza che per dirvi. Perdonatemi se mi annuso, per vedere se l'ho tolto bene. È praticamente la stessa ed identica consistenza dell'ossigeno, insomma è molto liquido quando viene applicato. Io invece dopo cosa andrò a fare? Vado a fare la setta, quella allo zucchero. La voglio fare proprio in maniera fatta bene perché io ho comprato anche il termometro, quello lì per alimenti da cucina, perché volevo fare in passato i macaron, ma non ci sono mai riuscita. Voglio farla perché voglio provare a farla sul viso. Io qui ho provato a fare 2 giorni fa uno strappo di cera perché. Cioè, i miei peletti si notano tantissimo perché sono di colore scuro, cioè io sono nera e si nota davvero molto, si notano davvero molto i miei peletti. Ho provato di tutto, ragazze, ho provato il Silkepil che inizialmente non mi faceva uscire follicolite, io ci mettevo tipo prima l'alcol, disinfettavo sia la pelle che i prodotti. Beh, la prima volta non mi ha fatto uscire follicolite, poi da quando l'ho utilizzato sempre follicolite, ho provato qualsiasi tipologia di ceretta e anche quella mi ha fatto uscire sempre sempre follicolite. Anche facendo lo strappo contropelo che dovrebbe essere un attimino più delicato, mi ha fatto uscire questa follicolite perché comunque la mia pelle, boh, sul viso, dappertutto non mi dà problemi di follicolite, gambe, braccia, nulla. Però per quanto riguarda appunto il viso, appena strappo un peletto cioè, posso disinfettare di tutto, posso mettergli dopo qualsiasi tipo di crema. Una volta ho provato anche con una, per dirvi, al cortisone, proprio che mi è stata consigliata, diciamo, dal medico come applicazione,
diciamo da fare quando proprio iniziano ad uscire le pustolette per evitare, diciamo, l'infezione. Ho provato anche con quella, non ho avuto più risultati e adesso voglio provare la cera naturale, quella allo zucchero, perché una volta in fiera me l'avevano provata sulle braccia e devo dire la verità, a parte che i peli sono cresciuti dopo tipo un sacco di tempo, non, appena fatta non mi aveva dato né rossori, mi ha fatto uscire follicolite, poi i giorni successivi nulla. E quindi non lo so, adesso voglio provare quest'ultima spiaggia, anche perché i laser sappiamo tutti benissimo quanto costano e al momento non è possibile per me fare un trattamento del genere. Quindi adesso voglio provare questa cera e la farò insieme a voi dopo. Dopo l'andrò a fare e provo, proviamo, vediamo un attimino come funziona questa situazione, anche perché l'altra volta quando ne avevo fatto un video mi rendo conto che non sono la sola che ha questi problemi sul, sia di peletti, vabbè, sul viso che tutti ce l'abbiamo, però proprio di follicolite. Io posso farla ovunque, non mi esce, ma farla sul viso, follicolite a go-go. Quindi dopo vado a farla e la proverò insieme a voi. Mia sorella in questo momento ha la pellicola sotto, vabbè, questa è la sua base nera e insomma, qui sta iniziando già a schiarire. Adesso aspetta, sì, le punte molto, vabbè, dalla fotocamera non si nota. Sta iniziando già a schiarire un pochino e tra un po' andremo ad applicarlo anche sulle radici e vi farò vedere la differenza, anche perché voi la conoscete, la signorina, senza, insomma, senza il preservativo in testa, ma con il suo colore di capelli, diciamo. Invece, per quanto riguarda i capelli, devo fare assolutamente di nuovo. Beh, li vedete adesso sono sporchissime. Shampoo fatto tipo 2 giorni e mezzo fa. Devo rifare assolutamente il colore. E vabbè, rifarò sempre il mio nero blu perché, come potete vedere, nelle radici è andato quasi a scomparire. E prima di fare la tintura ho detto vabbè, la faccio il prossimo shampoo perché adesso dopo voglio farmi un bel impacco ai capelli che non so, non è che stanno male, però li vedo molto secchi rispetto ad altre volte. Quindi ho detto ok, faccio adesso l'impacco così li nutro anche per quando, insomma, per quando vado a fare poi successivamente il colore tra 3-4 giorni sicuramente. Anzi, per fare il colore aspetterò di farli sporcare tantissimo perché più sono sporchi più mi fa tipo il sebo, mi fa una sorta di protezione. Oddio, sono rossa, non riesco a capire perché. Nel frattempo provo a fare la ceretta allo zucchero. Qui sono andata a prendere i limoni direttamente dalla pianta e insomma sto pesando il succo del limone. La ricetta in pratica prevede 4 parti di zucchero e una parte di limone. Il limone c'è, adesso gli butto lo zucchero. E all'interno il risultato è, diciamo, questo. Non è ancora arrivata la temperatura. La temperatura è 110, mentre deve arrivare a tipo 125, ma anche 130. Insomma, il colore deve essere un po' ambrato, però noi con il termometro riusciamo a capirlo meglio, ad esserne sicuri al 100%. Ora che sta suonando ed è arrivato a questa colorazione, spengo. Come potete vedere, l'ho messo in questa ciotola e adesso si dovrà raffreddare tipo per un'ora e mezza, anche due. Vabbè, che con questo freddo penso che un'ora sia bella che raffreddata. Anche vi voglio dire è che mettete questo. Io adesso l'ho messo in questa ciotola di vetro perché questa mantiene le temperature alte. Perché se tipo mettete in un contenitore tipo di vetro che non supporta il calore, ma anche di plastica, rischiate di farlo sciogliere tutto o addirittura se è vetro di farlo spaccare. Quindi mettetelo in una ciotola che contenga anche certe temperature. Vi faccio vedere il risultato, che comunque domani mattina alla luce del sole si vedrà ancora meglio, anche perché lei ha schiarito perché deve fare poi un'altra tintura sopra, insomma un castano per togliere il nero. No, non lo so, devo fare il castano. Tu hai detto che volevi castano, ma hai cambiato pensiero, Sì. vabbè. Pensate che lei li aveva come me, identici e precisi, e Avviciniamo. adesso li ha così. I capelli non si sono nemmeno rovinati, No, questo è il no, è risultato proprio alle come. punte. Bello. Bello, bello.
Nel frattempo stavo vedendo i risultati della ceretta che insomma si sta raffreddando e posso dire che è venuta molto bene. Secondo me è venuta molto bene perché adesso è ancora calda, però vedete la consistenza, quella in pratica poi si deve formare una pallina. Penso che tra un'altra mezz'oretta sia bella che pronta, anche perché insomma adesso deve continuare a raffreddarsi ancora sui 30 gradi. Mi sono messa questa mega sciarpa perché, oddio, perché ho mal di gola e sto facendo di tutto per cercare di non ammalarmi. Allora, la ceretta al viso l'ho fatta, la cera al viso l'ho fatta e allora non guardate qui perché in pratica questa zona qua è quella che vi dicevo che avevo fatto con la normale, che mi avevano fatto con la normale ceretta provando a fare anche uno strappo contropelo, ma sono spuntate le bollicine di follicolite, mentre tutta questa zona qui l'ho fatta completamente con la ceretta, quella che vi ho fatto vedere. È venuta bene, mi ha strappato tutti i peletti. Allora, quella va messa contropelo, quella cera lì, e poi tirata verso pelo. Ci ho messo veramente pochissimo per farla, anzi sono stata molto veloce e meno male, perché devo comunque la prossima volta che faccio quella cera in casa, devo farla stare un 10 gradi in più secondo me, perché è venuta sì la pallina, però dopo un po' lavorandola con le mani, col calore delle mani, iniziava a diventare troppo liquida e non era più tra virgolette lavorabile. Quindi la prossima volta la faccio cuocere un pochino in più. Allora, tutti i peletti sono stati strappati via e io sono di questo, sono felicissima. Non ho avuto rossori, però per vedere se appunto mi verrà la follicolite o meno, devo aspettare domani mattina. Voi non potete capire io come tengo le dita incrociate perché spero davvero di trovare questa soluzione. Poi, madonna mia, che problema questa colla per ciglia finte, ma non la colla per ciglia finte, quella dell'extension. A me era finita la duo e avevo e ho una colla che mi hanno inviato, che si mantiene bene, avevano inviato un pochino di tempo fa, si mantiene bene, però cioè non va mai via dalle ciglia. Adesso io ho messo stamattina l'olio. Poi ho passato lo struccante bifasico e nemmeno ho voluto andare via. Quindi stasera mi metto un altro pochino a cercare di toglierlo. Non vorrei strofinare troppo gli occhi, non vorrei irritarli troppo. Già stamattina si sono un po' irritati perché inevitabilmente sfrega mo, sfrega oggi, sfrega domani. Però mi ha rotto un po' le scatole questa colla per ciglia finta. Guardate qui, poi diventa sempre un effetto bruttissimo. E niente, vi mando un mega bacio, ho qui delle buste di alcune cose che ho acquistato, voglio farne un haul, lì mi sono preparata tutte le cose che mi devo mettere, struccante, tranne gli occhiali da sole. Io vi mando un mega bacio, alla prossima, ciao!